place, the Archive of Awesome. An ancient vault that guards the most amazing stories and myths. Each book, a magical gateway to the paperverse. Let me take you on a journey through the seven masterpieces. It's time to return. Ehi la ciurma, io sono Mazzatese e benvenuti su Book of Demons. Visto il periodo natalizio, visto che ci sono particolarmente tanti impegni in questo periodo, non sto riuscendo neanche più a fare live, volevo mostrarvi questo gioco che mi hanno mandato da recensire. Per ora non riesco a fare una recensione completa, quindi facciamo che lanciarci insieme nei primi minuti di gioco e vedere insieme quanto vale questo gioco e quanto varrà poi la pena di continuarlo. Io per ora l'ho appena aperto una volta soltanto, quindi non ho visto granché. Ho visto che ne ha parlato tanto. Fa parte di una serie in cui ci saranno 7 giochi. Per ora il primo è Book of Demons. Ci saranno altri libri in seguito per continuare le proprie avventure. E vediamo un attimo di cosa si tratta. Poi magari ce lo guarderemo un pochettino meglio dopo le vacanze. This is a press version of Book of Demons, ok, sì. Perché mi hanno dato quella da recensore, insomma, quindi ho della roba interessante. Allora, questo qua mi sa che è il... Ha saltato la cutscene iniziale, praticamente. In cui diceva che siamo partiti per un'avventura, siamo tornati, tutto è in mano a forze demoniache, dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Per ora posso creare solo un personaggio di tipo guerriero, perché poi dopo per l'arciere e per il mago bisogna andare più avanti. E da quello che ho visto è un roguelike, quindi si muore tanto. Enter to town. Ma vediamo un attimo, c'è sta tizietta qua con cui ho parlato. Solo un attimo. Ovviamente ricevo le telefonate proprio sul più bello. Storia. Un pochettino di luce, un po' più sensato. No, sono comunque sempre in ombra. Vabbè. Allora, is that really you? I'm so happy to see you after all this time. It seems like it's been ages since you left our town. I just wish we weren't meeting under such dire circumstances. Back then it was peaceful, but now the town is disturbed by a demonic presence that's spreading through the land. Most of our friends are gone, some people fled, some took their own lives, some has just vanished. Those who stayed here lost their minds or are too frightened to leave their houses. I'm doing my best to keep everyone's spirits up, but the truth is we won't survive for long without help. Just don't tell anybody I said that. You must have lots of questions, but I don't have many answers. Talk to the sage if you want to know more. He might be able to help you. Niente, dice che è in una terribile situazione e che lei è l'unica che cerca di sollevare un po' il morale, ma non ce la faranno per molto. E di parlare con il saggio. Ok, ci sono due opzioni che non possiamo utilizzare. Gossip ci parla la stessa roba. Ecco il saggio. Ok, parliamo col saggio. There's no better way to forge one's skill than by traveling. I should know. But I beg you not to leave. We need you here. Dark things lurk in the depths beneath the old cathedral. I've seen plenty of evils in my travels, but this makes my journey through the dragon wastes look like a walk in the park. Everything started with the disappearance of our bishop. I fear he has been dragged into the catacombs deep below the church. Such desecration of that holy place. That enigma is yet to be solved. And you are the only one who can do it. Just remember to be careful. Few who have ventured into the dark made their way back. And those who did were no longer alive. Ok, quindi la situazione non è ottima. Dice che c'è qualcosa nelle catacombe sotto la cattedrale, che il vescovo è sparito.
E ci dice, vai, ma nessuno è mai tornato. Ok, abbiamo bisogno di soldi, non abbiamo la carta d'identità, quindi ci mandano così proprio e andiamo. Nelle catacombe. Quest 1, il cuoco. Non scoperto. Quest 2, l'antipapa. L'inferno inizia qui. E c'è un diavolo con una paperetta metallara. Ok, ma noi siamo qui. Monster unmet. Ok, vediamo un attimo cosa dobbiamo fare. Book of Demons is mechanics different from other hack and slash games. If you're playing for the first time, pay attention to the tutorials so that you can have the best possible experience. Good luck in the paper dungeons. Figo, tutto fatto di I am carta. the sword that splits darkness. Sono la spada che spezza l'oscurità. Mi sembra un po' esagerato. C'è un punto interrogativo là. Clicca per muoverti, clicca dietro o sul tuo personaggio per fermarti. Il tuo personaggio si fermerà alle intersezioni. Ok, quindi posso andare solo lungo la strada. Ok. Che ridere come si muove. You can interact with objects in your light radius. Ok. Ok, effettivamente dove c'è la luce posso interagire. Tipo questo, ok. E questo, se vado qua, secondo me vi trovo qualcosa di cattivo. Perché? Ah, ok, mi dice dove sono già passato, così non mi perdo. No, qua c'è qualcosa da fare con queste croci, no. Posso interagirci? No. Ehi, no, torna qua. C'è un mostro! Ok, buono, siamo sopravvissuti, quindi bisogna andare pian pianino. No! Oh, continua lui, fidati che non lo fermi. Ok. Auto attack is low, each hit damage will hurt. Click and hold on target to attack faster. Ok, quello l'ho capito. Ok, per i... Mannaggia, no, quelli là magari non li affronti giustissimi. Ecco, tipo qua. No. Ho missato, cioè ho cliccato avanti al posto che sul tizio. Ok, le icone rappresentano i punti di interesse. Ok, vengono rivelate quando ti avvicini. Ok, quindi l'unico punto di interesse è quella roba là. Yes. Ok, cos'è una carta? Una pozza. Ok, equipaggiamola. Non ho letto cosa diceva. You can use the card by clicking it by right pressing. Oh, vabbè, non ho letto. Fill your card by pressing E or using the button in the bottom right corner. Ok, qua. Rearrange cards between your card panel and slots by clicking or dragging them. Only equipped cards are active. Ok? Quindi solo quelle qua. Use cards in slots with R click or 09 keys to unlock more cards. Visit the Sage in the Town. Ok, avevamo visto l'opzione effettivamente prima. Non ho letto cosa mi diceva là, però vabbè, quello dovrebbe essere il tasto 1. Cos'è sta menata? Non mi piace. Heart points are your life. If you lose them all, you will die. Ok, ha senso. Your heart points don't auto-regenerate. Use fountains and cards to recover health. Ah, ok, quindi questa non è una cosa cattiva, mi recupera la vita. You can always get back to the town and be healed by the healer. Ok, quindi posso tornare e mi tiene il... Allora, usiamo la fontana dopo, magari. Perché magari si può usare soltanto una volta, non vorrei sprecarla. C'è una pozza là. Ok,
C'era un po' di gente. Adept the Bone Collector, c'è un nuovo gossip in città. Chi è questo senza testa? Che schifo. Ce n'è altri, mi pare. Allora, vediamo un attimo. Beh, c'è una mappa, tra l'altro, qua. Non mi ha detto di una mappa. Cos'è questo? Basic. Ok, sono di livello 1. Ma non c'è una mappa, tipo? No. Prima dicevo quanti... Salito di livello, yeah! E mi ridà anche la vita, salendo di livello, ottimo. Ho fatto bene a non usare la fontana. Kill monsters and gain experience points to level up, ok. Each time you level up, all monsters lose one heart. Ah, anche. Every level gives you one point which can be added to your hearts or used to boost your mana. Ok. Unspent character, cosa faccio? No, io faccio vita. Magical Cauldron. Every time you turn a level up point into heart or mana, the point of the opposite type goes to the cauldron. To collect the content of the cauldron, talk to the barmaid. Even though you lose the prizes, dying doesn't destroy level up points in the cauldron. Does not apply to the roguelike mode. Ah, ma io sono in roguelike mode, non mi ricordo più. No, credo di essere in modalità normale, non in quella difficile. Però non ho capito, quando perdi così non distruggi i tuoi punti che hai nel cardellone, quindi quelli che ho guadagnato me li posso recuperare di livelli, insomma, quando muoio. Andiamo a distruggere questo. Ma dai, ma c'è un graffito qua. Ma cos'è sta storia? Comanes eunt domus. Sono andati a casa. Ma che cavolo sta dicendo? Su delle scale qua. Ah, posso scendere sotto? Avete detto, non ho bisogno della fontana per... perché sono pieno di vita. Perché è rosso? Ah, ok, perché non posso usare, perché sono vita piena, ovvio, ha senso. Ah, qua ho fatto tutto, li ho uccisi tutti. 13 erano. Qua ci sono ancora degli Skeletal Warrior. Go down, non posso ancora andare più in giù. E della roba che non ho ancora incontrato. No, non volevo. Allora, c'è un... roba là, però... Cos'è questo? Zombie Mechanics. Poisoned Arts. Esplodono e danno veleno a tutto. Ok. E non posso avvelenarli. Ok, il raggio è fattibile come cosa. C'è roba qua, no? Ah, ok. Minimap. Ah, con tab. Oh, scroll. Ah, fichissimo. Ok. Allora, andiamo in qua. Fermati, però prendiamo prima sta roba qua. Oddio. No, è uscito fuori un tizio dal vaso. Dove non andare troppo avanti? Ah, uno zombie. È uno zombie, vai via. Mi sta divertendo un sacco questo gioco, molto carino. Là c'è un ragno, ok, ma non voglio il ragno. Posso andare di qua. Ok, Golden Footprints vuol dire che l'ho esplorato tutto. Però questi perché non sono golden? Non ci arrivo, vero qua? Cos'è? Crypto Simonis. Boss fight, oddio! Multiple stages. Ok.
Ok, aveva solo due stage, quindi. Ma la fontana non l'ho più vita la fontana, ma non l'ho usata la vita io. O forse sì per sbaglio. Ah, una era esplosiva, oh mannaggia. Hai fatto tutto qua. Bookcase, ah, ops. Qua? Ah, ok. Mi ha dato una carta. Cos'è sta carta? È bellissima sta carta. Mighty Blow. Deals massive damage and stuns to target. Requires target. Ok, è una spell. Level clear, ok. Andiamo dalle scale e scendiamo giù sotto. Yes, ho sbloccato il go down. Sì. Mannaggia, prima del prossimo avatar non ancora. Sono un ignorante. Perfetto. Va bene. E cosa devo fare? Ok. Fortune teller. Change item cards. No, non voglio andare in città adesso. Cos'è? Flexiscope is now available. Puoi scegliere la grandezza della tua sessione. Puoi dividere la tua avventura in più. Ah, in più sessioni. Base quanto tempo hai? Flexiscope si assicura di avere una. Di un bilanciamento di nemici e ricompense per l'esperienza del gameplay possa comp essere completa nel tempo predetto. Visto che Flexiscope impara il tuo stile di gameplay più ci giochi, ogni sessione su successiva sarà più accurata. Che carina sta storia. Ho sbloccato Small. Che 14. Mannaggia, il very big cos'è? No, voglio fare. No, very small un Kaiser perché sono già 20 minuti. Ah, di tutta la roba, ma posso bene interrompere prima o no? No, non voglio fare un setup new game. Posso non fare un setup new game. Posso tornare alla città invece. Back to town, dai, andiamo back to town così siamo tranquilli. Allora, Parcel Fortune Teller qua. Greetings, traveler. People call me the fortune teller. I'm pleased to see there are souls courageous enough to visit a place like this and stay. In truth, I came here recently myself, as I had to leave the royal capital. I am certain you have already heard about me and my excellent skills from the lovely barmaid I'm tutoring. In realtà no. Believe me when I say you will find my craft most useful in your adventures. Feel free to talk to me should you need any assistance. The townsfolk are good but simple people and know little about the arcane. That sage may be an exception, but his wit, not to mention his social skills, are clearly Povero dulled by saggio. age. We're all lucky that cranky old men tend to be Ma harmless. poverino, dai. Va bene, cosa possiamo Cards are fare? my specialty. Ok. They represent a novel approach to magic, offering a superior alternative to clunky weaponry and verbose spellcasting. Unfortunately, new things are often frowned upon, even more so in quaint places like this town. Can you imagine not so long ago those people traded with a local blacksmith? This is so Middle Ages. No wonder he went bankrupt. But let's get back to business. Cards are universal magical items which can manifest properties of weapons, spells, and other artifacts. Some consume magical essence once used, but they can be recharged using objects found in the dungeons or with my help.
at a reasonable price. Ovviamente. Just like with playing cards, the trick is to find the right combination of magical properties that gives you the best advantage. Ok. Exchange card, posso cambiare questa per... cosa, per dei soldi? Ah no, 100 e mi dà un'altra carta. Upgrade card, fuse runes, sell runes. Ok, ma non ho delle rune. Per ora, il tizio non mi dice nulla di nuovo. Ah, ecco, per ciò che ci parlava di lei. And it's the art of producing powerful magical elixirs that someone like you should find useful. All you need to do is collect the ingredients. I'll take care of the rest. Now, this is the magical stuff I'm talking about. So okay. First, the more ingredients I mix, the greater the potion's power will be. Second, you can drink it and enjoy a little magic anytime you want. But the process will get more expensive each time. Third, if monsters slay you in the dungeons, the potion will weaken. It's because I'm making them just for you, so they have to be magically linked to your essence. Ok. Quindi posso accedere al calderone magico, spendere 500 mi dà uno di mana. Però mi conviene metterci più roba, ovviamente. E... ho ancora bloccato il tizio. Golden Key mi costa una valangata di soldi. Ma cos'altro ha da dirmi? Magical Cauldron, sì, ma non voglio il Magical Cauldron. No, anche quella mi fa le carte, ma non voglio fare le carte. Niente, direi che per questo giro è tutto, no? Eh sì. Molto ficcante. Niente. Tra l'altro gli avatar, ho visto che c'è una valangata che si possono sbloccare, non so come. Archive of Awesome Research Cost. 24%, ok. E no, cosa volevo fare? View Awards. Ma è bellissimo sto gioco! Ma guarda quanta roba posso fare! Va bene. Exit to desktop. Ma noi ci vediamo nel prossimo episodio, spero che vi sia piaciuto. Io vi auguro vi auguro una buona giornata, non ero più abituato. Non so parlare. Io, Mazzetes, vi auguro una buona giornata. Vi invito a lasciare un mi piace qua sotto. Scrivere un commento sempre qua sotto. Iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, come seguirmi su Telegram, Facebook, Twitter e ovunque vogliate. Ciao a tutti e buona giornata!